Saverio Amasi, tagli anche oggi il traguardo per primo. Dopo averti visto vincitore dell'Orange Runner l'anno scorso, oggi sei arrivato primo. Com'è andata questa gara? Sì, diciamo che è andata abbastanza bene, sono molto soddisfatto. Per ora mi sto preparando molto anche sui sali e scendi, e anche per il paese dove abito, praticamente che non c'è mai rettilineo. E molto soddisfatto anche di come è andata per la media, non me l'aspettavo. Quanto hai fatto? 19,26 sarebbe sui 3,17, 3,16 al chilometro, sui 6 chilometri. Mi hanno spoilerato prima che sei fra le giovani promesse. È vero, possiamo dire? Sì, certo, ancora devo diventare ancora più forte, non sono agli stessi livelli degli altri, però darò tutto me stesso. Grazie. Jessica, complimenti Jessica, bravissima. Jessica Bonanno, la prima categoria femminile a tagliare il traguardo. Com'è andata questa gara? È stato un percorso abbastanza impegnativo, l'aria è abbastanza calda, qualche pioggerella all'inizio della gara, però un ottimo scenario, un percorso abbastanza rafforzativo, diciamo così, per noi che siamo degli atleti che cerchiamo sempre la performance migliore. E quindi ringrazio il paesino di Castrogare, scusate, ma sono molto emozionata. Ringrazio tutta l'organizzazione, la mia squadra che mi sostiene e ci vediamo in strada. Nunzio Scolaro, presidente Fidal Messina, oggi si apre la gara provinciale della Run Tap. Com'è andata questa gara? Un commento da presidente Fidal. Allora, sì, è la prima tappa di questo circuito che anche quest'anno le associazioni della Fidal Messina hanno voluto mettere in piedi. Come sempre, il comitato accoglie tutte quelle che sono le proposte per fare attività a tutti i livelli, sia in pista che in strada. Ma soprattutto siamo contenti di ritornare in una location che è quella di Castroreale, in cui non si correva da quasi 12-13 anni. Quindi sicuramente questo è già un successo. Non ci siamo ancora ripresi nella provincia di Messina dalla pandemia, quindi ancora i numeri sono in assestamento. È anche vero che ci sono anche tanti eventi diciamo, con chilometraggi superiori, perché le maratone, le mezze maratone un po' la fanno da padrone, ma in questo periodo dell'anno, che è quello che diciamo dà avvio alla stagione estiva, le gare veloci sicuramente, lo dico diciamo come allenatore, sicuramente aiutano poi per le gare più importanti e più da un punto di vista chilometrico più lunghe. Siamo contenti, è un inizio e sono sicuro che da questo inizio ci trascineremo avanti con numeri maggiori. I prossimi appuntamenti? Abbiamo una gara in città, che è una gara storica, che è la Padre Annibale. Mi pare che sia arrivata quest'anno alla 25ª edizione, quindi sono preparato. Poi abbiamo un calendario che ci accompagnerà fino a dicembre. Di questa edizione del trofeo di Castroreale. Ragazzi, per voi anche la passerella. E allora, oltre alla medaglia, ragazzi, questa è una medaglia di ricordo per tutti, consegniamo anche il premio. Sono premi artigianali, sono stati realizzati a Barcellona e riportano il logo dei 700 anni della fondazione di Castroreale, quindi siamo veramente contenti di regalarvi questo. Un applauso ai vincitori e a Castroreale! Emanuele Torre, com'è andata questa gara podistica a Castroreale? Allora, dal mio punto di vista è stata una gara eccezionale. A cominciare intanto dal tempo, abbiamo avuto una giornata meravigliosa, non calda, la temperatura giusta, insomma, per affrontare una gara in un percorso straordinario in uno dei borghi più belli d'Italia. E un ringraziamento normalmente doveroso all'amministrazione comunale, quindi al signor sindaco Giuseppe Mandanici, all'assessore allo sport Elvira Torre, nonché a tutti i cittadini di Castroreale che oggi sono stati un po', tra virgolette, disturbati, insomma, da questo evento, che però
ha rispettato tutti i tempi, e questo insomma è dimostrazione che l'organizzazione che sta intorno insomma all'evento ha funzionato, e di questi siamo felici. All'interno di questa Run Tap provinciale la SD Duilio ha un altro appuntamento, se non erro. Sì, noi abbiamo aperto questo circuito provinciale Messina Run Cup con la gara di Castorreale, e il terzo evento che si terrà nella nostra provincia è il giro podistico Città di Terme Vigliatore, una gara dai contenuti importanti perché è dedicato a Gianluca Quartodecimo, un ragazzo che è scomparso prematuramente e che era un amante della vita e anche dello sport e dei sani valori. L'evento è totalmente benefico, quindi il ricavato andrà tutto in beneficenza, e come Duilio ci riconfermiamo intanto in un territorio che ci vuole bene e ci accoglie, e l'auspicio è quello di insomma di ripetere l'ottima organizzazione che si è vista qui oggi a Castorreale. Grazie.